Il provvedimento, come annunciato, ma non abbiamo visto il testo, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatto salvo ovviamente il rispetto delle linee guida nazionali. E ovviamente qui si apre il dibattito, cosa vuol dire fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali? L'INAIL non ha fatto delle linee guida dicendo se vai in spiaggia devi stare distante dal tuo vicino di ombrellone, metti i metri. E così accade per il ristorante, perché questa è la prima questione cocente. La questione è cocente e non solo perché si parla di spiagge e ombrelloni. Di fatto tutti, regione e imprese, stanno guardando a Roma per capire come sarà il decreto con le linee guida, quanto saranno dettagliate, i parametri dell'INAIL saranno derogabili, quale sarà il margine effettivo delle regioni. Di certo si dovranno evitare quei paradossi che già si stagliano all'orizzonte. 5 metri in spiaggia è la distanza minima, no? Secondo quello che dice qualcuno. E poi in fabbrica tu puoi andare a stare 1 metro senza mascherina, 1 metro, 1 millimetro. Capite che non sta in piedi il ragionamento. Tutte questioni aperte e lunedì è dietro l'angolo. Al Presidente del Consiglio l'ho detto anche in una delle ultime videoconferenze, ho detto bene la fase 2, si riapre, ok, metteteci le condizioni in tempi ragionevoli di poter parlare ai nostri cittadini, ai nostri operatori. Siamo arrivati a venerdì. Insomma, il tempo scorre, ma la regione al momento ha deciso di non diffondere le proprie linee guida. Inutile fare un passo avanti per poi farne 10 indietro se il decreto disporrà diversamente. Le nostre linee guida che sono qua, guardate, e fra l'altro vi dico, sono tutte cartografate con punto per punto, vi dico, tanto per darvi un'idea. Linee guida per ristorazione, attività turistiche, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, eccetera, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, avanti così. Cioè qua abbiamo tutto. Tutto dipenderà da come poi verrà scritto il decreto che interpreta questa visione. Ma la ripartenza va pensata a 360 gradi, dai negozi agli aeroporti. Abbiamo un aeroporto che è in totale sofferenza, il sistema aeroportuale di Venezia, che è comunque Venezia, Treviso, Verona. Per quanto riguarda il Veneto, è in assoluta sofferenza. L'interconnessione dal Veneto è fondamentale dal punto di vista economico, sia per il turismo che per le attività produttive. Un Veneto che non riesce a interconnettersi è un Veneto che non fattura. Diciamolo fino in fondo. Noi siamo una comunità che ha internazionalizzato moltissimo, per cui è fondamentale che si metta mano ai corridoi e alla possibilità di riprendere i voli. E nella ripartenza del Veneto Zaia colloca anche il voto a luglio. Se parte tutto, dice, deve ripartire anche la democrazia. Non far votare a luglio vorrebbe dire sospendere la democrazia, cioè non ci vedo altre soluzioni, cioè tutto il mondo vivrà a luglio tranne noi che non potremo andare a votare.